il reale significato e quello che ti ha portato a fare un determinato lavoro, secondo me neanche il tatuatore lo sa, neanche quello che lavora con te in questo viaggio, il tatuatore appunto che esegue un lavoro che ti porterai per tutta la vita, neanche lui lo sa. Il tatuaggio prima di tutto è arte e decorazione. Ho iniziato a tatuarmi a 40 anni. Io avevo già fatto dei piccoli tatuaggi a 20-25 anni, che erano piccole cose, che erano un po', diciamo, fatti senza un grande pensiero. A 40 anni ho deciso di iniziare un percorso di tatuaggio, il volere un po' anche abbellire se stessi portando i segni della propria vita. Praticamente diventiamo una tela da un certo punto di vista e diamo la possibilità a degli artisti che sono i tatuatori di esprimersi su di noi. Deve esserci una connessione fra il tatuatore e il soggetto che si va a tatuare dal mio punto di vista. E questa cosa è importantissima, al di là del senso o della lettura che uno può dare, perché comunque il tatuaggio è molto intimo dal mio punto di vista e il significato vero di ogni tatuaggio ce lo teniamo un po' per noi, nel senso che fa parte un po' della vita. E a 40 anni ho iniziato con questo tatuaggio, che è un veliero praticamente. Io ho la passione dell'acqua, soprattutto del lago, perché io rispetto molto e sono un appassionato del mio territorio e quindi porto avanti questa tradizione delle bisse, che sono queste imbarcazioni autoctone del lago di Garda in legno. Sei staccato da tutto quello che è il lavoro, la famiglia, sei da solo in mezzo al lago, quindi non hai... E quindi questa è una parte molto interessante di questo sport. Secondo me il veliero rappresenta un viaggio e comunque può essere associato anche a questa mia attività. Successivamente avevo fatto anche quest'altro tatuaggio che raffigura appunto il lago di Garda con tutte le montagne, quindi diciamo il territorio del Garda, con i remi della barca nostra, diciamo delle nostre barche, delle imbarcazioni in legno, la scritta Rema o muori, perché comunque è un'attività molto molto potente che porta allo stremo, cioè in ogni gara, in ogni competizione si arriva a dare tutto quello che si ha. Quando ho fatto questo tatuaggio, questo lavoro che sono appunto dei fiori con un gusto un po' giapponese, l'ho fatto fare senza disegno, quindi il tatuatore ha lavorato direttamente sulla pelle. Allora credo che lui abbia inteso che io adoro i fiori, la natura, i colori, l'esplosione della natura, e quindi il fiore è anche sensibilità, colore, sensibilità e quindi dal mio vanità anche, assolutamente. Quindi sicuramente lui ha capito questa cosa, se vogliamo, anche frivola, quella di volersi tatuare dei fiori senza significati particolari, cioè andando a fare una ricerca su quale fiore devo fare, perché devo fare quel fiore, perché faccio quello e non quell'altro, cioè che significato ha. No, ha fatto questo lavoro che a me è piaciuto moltissimo, è solo legato appunto a questi valori. Sempre da questo artista avevo deciso di fare questo lavoro, che è una carpa koi. Anche le carpe nella tradizione giapponese hanno tanti significati. Al di là di quello che può essere il significato stesso, la componente estetica è molto importante, nel senso, per dirti, qui questo lavoro è una piovra, ovviamente una piovra colorata, una piovra blu, è un discorso molto estetico anche, non solo legato a un significato. Secondo me, a un certo punto, anche nei lavori importanti artistici, ci sono
degli elementi di decoro che fanno parte, diciamo, del lavoro. Quindi non è che tutto deve essere legato assolutamente a un significato importante, a un trauma vissuto, oppure alla mancanza di una persona, cioè non è così. Cioè, il corpo è una tela, quindi si decide un po' di abbellirla e di fare dei lavori, a volte anche solo dal punto di vista, appunto, artistico e del colore. Allora, io ho sempre avuto una passione grande per gli anni 50. Diciamo che il gusto degli anni 50 mi appartiene molto. Io faccio, con il mio socio, appunto, abbiamo questa attività dove produciamo calzature da donna, con un gusto molto romantico, molto retro. E quindi la connessione fra gli anni 50, il tatuaggio comunque che ha avuto, c'è sempre stato nella storia, però negli anni 50 anche la donna ha cominciato a tatuarsi. Difatti io ho una pin-up che raffigura un po' la bellezza anche degli anni 50. Questo tatuaggio io l'ho fatto per ricordare comunque sempre, portare con me la mia compagna con cui vivo da, sono ormai 33 anni quest'anno che siamo assieme. Uno non può spiegare il significato di quello che è un tatuaggio che uno dedica alla propria compagna. Cioè, tutto quello che è il significato all'interno di questo lavoro uno se lo porta con sé, è intimo. Tutto quello che riguarda un vero rapporto d'amore sono tutte le emozioni che si provano nella vita, nel percorso che si fa. Quindi sicuramente il significato importante è legato alle emozioni.